del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione che è dono dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Queste invocazioni che abbiamo rivolto a Dio ripetutamente con il canto diventi, soprattutto oggi, ma poi diventi anche una cosa abituale, quasi come il respiro, un ritornello, una litania che risuona dentro di noi, che facciamo risuonare dentro di noi. Vieni Spirito Santo, vieni ad insegnarci, vieni a purificarci, vieni a ispirare pensieri buoni, vieni ad aiutarci a costruire unione, comunità. Proprio perché senza lo Spirito ci diventa tutto più difficile. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo e la parola di Dio oggi ci aiuterà a vedere quanto è potente, formidabile lo Spirito Santo quando Lui può operare. Allora abbiamo bisogno che Gesù ce lo vuole infondere, questo suo dono, lo Spirito Santo. Il primo effetto, il primo beneficio dello Spirito Santo è il cuore nuovo, il cuore purificato. Quello che chiediamo adesso, chiedendo con umiltà perdono dei nostri peccati. Preghiamo il Signore. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua oggi in questa comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giusei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore, mio Dio. Quanto sono le tue opere, Signore. Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Amen.
sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro Spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parole di Dio. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tanto è vero che a casa sua spesso ubriacava, spesso picchiava la moglie,
Bene, cosa succede nel 1946? Mi fa parlare, non mi sono dimenticato, questo tale, era diventato nella sua comunità, nel suo gruppo, diciamo proprio perché sui due cugini, era diventato anche una specie di della Madonna
cos'è che ha cambiato, cos'è che è avvenuto in quel momento? La Pentecoste. La Pentecoste è questo. Il dono dello Spirito Santo, quando in alcuni casi avviene in modo così forte, così potente, porta la pace dentro, si tutta ciò invisibile, una luce, addirittura parla di profumo, non lo è? Gli apostoli, abbiamo adesso la prima lettura, gli apostoli, ci veniva detto nella prima lettura, quando è stato il giorno di Pentecoste, prima che lo Spirito Santo scendesse loro, cos'era? Erano persone timorose, incerte, dubbiose, avevano più volte avuto bisogno che Gesù gli spiegasse quello che gli aveva già spiegato prima. Perché? Perché ancora non gli era entrato bene in testa, o avevano ancora dei dubbi. Il Vangelo ce lo dice, fosse vero, che fosse vivo. Quando lo Spirito Santo scende su di loro, in un attimo, questi qui vanno fuori, incominciano loro a insegnare quello che Gesù gli aveva dovuto spiegare, che non loro riuscivano a mettersi in testa. In un attimo loro, che erano paurosi, si guardavano, si nascondevano, sono andati in mezzo alle piazze a predicare senza quel minimo. In un attimo si sono sentiti di amare chi li perseguitava. Bruno Brunacchiola, non l'ho letto, dopo questo momento, alla sera, quando arriva a casa, chiama la moglie che aveva sempre battuto questa, e si mette in ginocchio davanti alla moglie e gli dice: io finora ti ho menato, tu mi dovevi servire, appena arrivavo mi dovevi mettere. Questa è l'opera dello Spirito Santo, che ripeto, in alcune persone avviene così, in alcune persone solo. Però, attenzione, non cadiamo nel che però avviene solo per lui, è solo per gli apostoli, è solo per qualche altra persona, no. L'opera dello Spirito Santo, che in alcune persone si vede così forte, così chiara, così evidente, lavora piano piano in tutti, in tutti. E lavora facendoci un po' alla volta capire, comprendere, ricordare, facendoci sentire la presenza del Signore, quindi anche la gioia di pregare, facendoci rendere capaci di avere pazienza, di metterci a servizio, di amare. Quello che ci diceva San Paolo nella seconda lettura. Voi ormai, diceva San Paolo, avete lo Spirito di Dio in voi, per cui non siete più sotto il dominio della carne, del mondo. E non un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, lo Spirito Santo vi aiuta a trasformarvi. Per cui non a dare spazio solo alla rabbia, solo ai propri punti di vista, ma un po' alla volta, un po' alla volta, se voi volete, se voi lo pregate, lo Spirito Santo vi cambia. Non vi cambia, solitamente non ci cambia in questo modo così repentino, però un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta ci cambia, se noi glielo chiediamo, se noi glielo permettiamo, se noi glielo imponiamo. Gesù, lui stesso l'ha detto agli apostoli, Gesù ce l'ha garantito, io vi manderò lo Spirito Santo, io sono venuto a insegnarvi, però non basta che voi ce l'abbiate qui, con l'avete visto negli occhi, come dovete essere. C'è bisogno che entri nelle vostre, potremmo dire, nelle vostre arterie, nel vostro sangue. E cos'è chi fa questo? Manderò lo Spirito Santo, che sarà lui a farvi entrare, proprio.
civile a voi, perché spesso c'è anche tra noi cristiani, ci sono delle divisioni che noi non riusciamo da soli a superare. Anzi, se rimaniamo con noi stessi soli, queste divisioni ci diventano sempre di più. Allora abbiamo bisogno di spiegare, Spirito Santo, aiutaci, aiutaci. Thank you.
parrocchia ha un grosso debito da sanare e tanti di voi hanno visto, quelli che sono entrati da quel lato, che fuori già da due domeniche c'è una bancarella. E la settimana scorsa era di solo dolci, oggi c'è qualcos'altro, in più c'è un sorteggio con un biglietto di 2 euro e un set di pentole. L'estrazione verrà fatta il primo mercoledì della Madonna, subito dopo la messa della sera. E questo per il gruppo catechistico che l'ha organizzato, però dobbiamo specificare che ci sono tantissime persone, tante mamme, tante persone estranee, diciamo, ai gruppi, che hanno voluto contribuire già dalla domenica scorsa. Domenica scorsa abbiamo raccolto 275 euro, che è già una sommetta, come si dice da noi, ogni fico di mosca è sostanza. Perciò vi invito, quelli che entrano dalla porta principale, di non andare via, di girare dall'altro lato, gentilmente, anche piccolissimo contributo, così cerchiamo di sanare questo debito col nostro piccolo contributo, però tutto fa brodo. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie per questa collaborazione, grazie a tutti quelli che in diversi modi rispondono a questo appello. Siamo arrivati finora a quota, lo trovate sul foglio, 5.195 euro raccolti specificamente per questo motivo. Gli altri avvisi della settimana, domani lunedì di maggio, la messa, il rosario, la messa sarà nel rione Gran Madre di Dio, 18 rosario, puoi seguire la messa. Poi andando avanti nel calendario della settimana c'è la lezione divina come al solito. Ecco, mercoledì c'è un momento particolare a cui sono invitati a partecipare i giovani che quest'anno faranno la maturità delle superiori. Allora alla chiesa San Giorgio al Corso alle ore 19 mercoledì ci sarà un incontro specifico per loro, anche per invocare su di loro specificamente la sapienza, la luce dello Spirito Santo per questo momento di passaggio, non solo dell'esame, anche l'esame, ma poi per la scelta della vita. Quindi maturandi. Poi venerdì ci sarà l'adorazione serale prolungata dalle 19 alle 21 e sabato la riunione del Comitato Feste. Mi sembra che non ci siano altre cose, prosegue la benedizione delle famiglie. In questa settimana saremo ancora zone cooperative Inaudi Polizia e Alati e zona Carcara Paradisello. Preghiamo il Signore. O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono e perché questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con oggi concludiamo il tempo di Pasqua, e questo lo sentiremo anche nel saluto finale. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La nostra messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Buona domenica e buona Pentecoste a tutti. Oh, dear.